Buongiorno, eccoci alle notizie del mattino. Oggi è giovedì 13 maggio. I primi ad aderire all'iniziativa della marcia su Palermo del prossimo 18 maggio per protestare contro l'immobilismo della regione sulle terme di Sciacca, come era prevedibile, sono dirigenti, militanti e rappresentanti istituzionali targati Partito Democratico. Ieri il primo a sostenere il sindaco era stato il deputato regionale Michele Catanzaro. La tenda a Palermo non l'ho montata per rispetto istituzionale, ha detto richiamando una sua dichiarazione nel periodo elettorale, ma ora non possiamo più aspettare, dobbiamo farci sentire con determinazione. Oggi scende in campo anche il neo segretario provinciale Simone Di Paola, che richiama tutti alla partecipazione mettendo da parte steccati e appartenenze. Calano in Sicilia contagi, ricoveri e tasso di positività. Sono stati 607 nuovi casi di Covid registrati nell'isola nelle ultime 24 ore, i morti sono stati invece 22 e così il numero complessivo delle vittime del virus sale a 5.614. Questi sono i numeri del bollettino Covid del 12 maggio del Ministero della Salute. Complessivamente in ospedale ci sono 1.044 persone, delle quali in rianimazione 125, in area medica 919. Catania è la provincia con più nuovi casi, con quasi il 40% dei nuovi contagi in Sicilia. In provincia di Agrigento 43 nuovi casi. Ci sono però due nuove zone rosse in Sicilia e la proroga per altre 7 restrizioni dal 14 fino al 26 maggio per i comuni di Gagliano Castelferrato nell'Ennese e in provincia di Agrigento a San Biagio Platani. Proroga fino al 19 maggio per le zone rosse di Tortorice e Nizza di Sicilia nel Messinese, Santa Cristina di Gela e San Cipirrello in provincia di Palermo, Ravanusa nell'Agrigentino, Mineo in provincia di Catania e Gela. Dal 14 al 19 maggio vigeranno le restrizioni nei centri di Caltavuturo e Polizzi Generosa. Da lunedì le regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni over 40. Il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo lancia lo sprint della campagna in vista dell'estate, confortato dal calo della curva epidemiologica e dell'impennata delle somministrazioni, che ieri hanno superato quota 25 milioni, pari cioè a un terzo della platea. L'ennesimo step di una roadmap che sembra avanzare spedita e che vedrà già da giugno l'arrivo delle fiale anche nelle aziende. Somministrazioni di vaccini anti-Covid in Sicilia, però non allo stesso ritmo delle altre regioni italiane. Cambiamo argomento, la vicenda relativa allo scioglimento del Consiglio Comunale di Sciacca ha un seguito. C'è l'appello che gli ex consiglieri di opposizione Bono, Monte, Miglioti, Bentivegna, Maglienti, Caracappa, Cognati e Mandracchi hanno avanzato al Consiglio di Giustizia Amministrativa. La giustizia amministrativa ha già espresso sentenze diverse opposte sullo stesso tema. C'è un precedente, quello di Siracusa, identico a quello di Sciacca, e il TAR di Catania, a differenza di quello di Palermo, ha accolto il ricorso. L'udienza del CGA è fissata per il prossimo 26 maggio. È tutto per il momento, a più tardi per gli aggiornamenti. Buona giornata.